si spera sempre, quando ci sono i tre punti in palio, che avvengano pareggi. Qui rimangono due. Però, piuttosto che Real Madrid, comunque non è un grande problema. L'importante è che abbiamo vinto noi, adesso pensiamo a cercare di recuperare un po' di giocatori, perché teniamo presente, abbiamo fatto una partita, secondo me, meritevole, nonostante le molte assenze importanti o comunque che avrebbero potuto dare, soprattutto in difesa, qualche possibilità in più per le caratteristiche. Invece così abbiamo trovato questa soluzione con Sylvester, del quale siamo tutti molto contenti. Ha fatto bene, molto bene, primo tempo splendido, poi è calato un po' nel secondo tempo, però è stato bravo. Questi ragazzi giovani sono veramente bravi, anche i vecchietti, eh? Sono contento per Djork perché ha fatto questo gol nel finale, e meritandolo ampiamente, perché sia domenica nel primo tempo che oggi, secondo me, ha giocato con grandissima continuità per uno come lui. Veramente, quando uno merita, poi alla fine in un modo o nell'altro è sempre premiato. No, è andata bene, abbiamo sofferto, abbiamo giocato abbastanza bene, un grande carattere, loro hanno avuto qualche palagol, però... Come sempre, devi rischiare. Abbiamo, penso, meritato, ecco. Grandi parate anche stasera, però da davanti si è creato tanto stasera, come non mai forse. Abbiamo creato e quindi sono contento, prima o poi la palla doveva entrare, poteva entrare magari un po' prima che si soffriva meno. Spartak adesso in vetta al vostro girone? Sì, Spartak in vetta adesso. Conoscete bene? Tra due settimane viene qua, l'anno scorso l'abbiamo battuto, speriamo che si verifichi anche quest'anno la stessa cosa. Sorpreso dalla battuta del resto del Real? Sì, sorpreso perché pensavo un pareggio o una vittoria del Real, anzi speravo una vittoria del Real. Cioè, in serata grande l'avete trovato voi? Sì, quindi però in caso di vittoria nostra con lo Spartak si tornerebbe tutto da capo, a 6 punti. E penso che ci sarà da divertirsi. C'è qualche problema di gioco, come sempre, si dice così magari non va, dobbiamo migliorare, alla fine si sta migliorando un po'. Sì, abbiamo migliorato, abbiamo fatto, penso, già domenica scorsa abbiamo fatto un buon primo tempo, e il secondo tempo abbiamo giocato in un campo che era a dir poco scandaloso, e oggi abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo buono, verso la fine primo tempo, secondo tempo abbiamo giocato con grande carattere, abbiamo rischiato, però alla fine è bello così. Mentre tu cambiano le partite? No. Vabbè, però. Vabbè, è chiaro che tu dici no, però. Ho fatto il passaggio a Bergamo, dopo è stato bravo lui a metterla in mezzo e Juri ha fatto finalmente questo gol. Senti, difficilissima stasera, eh? Ma sì, loro erano chiusi bene, noi dovevamo vincere a tutti i costi, per fortuna questo gol ci ha liberato. Adesso siete ancora in corsa, più che mai. Risultato sorprendente dello Spartak. Ma è stata una sorpresa anche per noi, però si vede che lo Spartak è una bella squadra. Abbiamo visto anche la cassetta con lo Sturm Graz, si vede che è una bella squadra. Giocare in Champions League cosa vuol dire? Ma è una bella emozione, però ormai adesso sono 3-4 partite che faccio, non mi emoziono più di tanto. Grazie. Tanto arrivare fino in fondo. Ciao. Raccontava Bergomi che in questa settimana tutti stavano negli spogliatoi e tu stavi a fare a lunghi corse. Cioè, dopo Empoli, dove già hai giocato bene, credo che la gara di Champions League abbia dato una conferma importante. Sì, sono contento. Per questo in particolare, che il gol viene perché ho fatto tanti lavoro da solo, tanti cose da solo, ero già contento contro l'Empoli, non ho fatto gol, ma ero molto contento. Penso che il lavoro che paga stasera, perché ho cercato di fare di più, di fare di cose in più, e non l'ho pensato, era il momento di fare e l'ho fatto. È stato un momento in questo periodo in cui magari hai sentito un po' meno il solito affetto dei tifosi, sinceramente? Sinceramente no, altrimenti non sono rimasto all'Inter. Tutta l'affezione mi è... ha fatto che sono rimasto all'Inter e ho cercato di lavorare di più, di dare ancora di più. Era una scelta non facile a fare, ma dopo, quando ho visto tutta la gioia della gente, tutti come mi diverte ancora in questa squadra, era facile. E mi torna ancora in mente l'avvocato Prisco. Lui diceva che Serie A è il nostro Dio.